Allora, il Carnevale Fibibocco numero 27 del 2024 ci ha dato una grande soddisfazione. Tante persone sono venute a vederlo da tutte le parti d'Italia e anche oltre. Quindi noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo ringraziare tutte queste persone che sono qui, che stasera sono a cenare, però durante il Carnevale hanno lavorato tanto, quindi ci supportano molto. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione del concorso fotografico intitolata Piero Franchini, nostro compaesano, mio amico anche personale, che purtroppo ci ha lasciato nel momento poi che doveva fare, doveva proclamare la maschera vincente, la foto vincente del concorso fotografico, proprio in quel momento lì. La cosa è andata avanti e noi abbiamo deciso di intitolare questo concorso proprio a Piero Franchini. Ringraziamo lui e sua figlia e gli altri che hanno proseguito questa nostra impegno. Quindi che devo dire? Devo dire solamente che Castiglione Fibocco è un paese piccolo, solamente 2.000 abitanti. Noi siamo riusciti a portare avanti una manifestazione a livello molto grande, molto più grande di noi. Questo ci dà grande soddisfazione e ci impegna anche per il proseguo, perché tutte le persone che vengono da tutte le parti ci fanno i complimenti in continuazione, quindi non ci possiamo fermare, dobbiamo andare avanti. Abbiamo bisogno del ricambio generazionale, perché ormai ci sono delle persone molto attempate, quindi bisogna che anche i giovani sentano qualcosa su questa manifestazione, sentano che può dare a loro, al paese e a tutti qualcosa di positivo. Quindi ringrazio anche voi che ci venite qui a intervistare, quindi grazie a tutti, di nuovo.